Allora, buongiorno a tutti. Siamo sul Lido di Ostia, un quartiere molto noto sul mare a Roma. Ho deciso di venire qui perché oggi mi sono alzato e c'era brutto tempo, quindi speravo che ci fosse poca gente. Infatti non c'è una gran ressa. C'è il tipico ambiente, diciamo, domenicale romano, con dei piacevolissimi musicanti, con la gente che passeggia. E come prima tappa ho deciso di fotografare il Nettuno, quindi ho usato un obiettivo lungo e ho fatto un po' di esperimenti con i filtri ND, quindi ho usato prima il 6 stop, poi il 10 stop e poi il 16 stop. Quindi il soggetto è molto semplice, è quasi monocromatico perché in effetti, essendoci poca luce, i colori non risaltano affatto, e comunque sarebbe il colore verdastro del mare e appena grigio del cielo, quindi potrebbe anche essere trasformabile in una foto in bianco e nero. Ho fatto tantissime foto, anche senza il filtro ND, per tentare di carpire le onde che si infrangevano sui sassi dietro al Nettuno. E poi vediamo come sono venute. Penso che ne sceglierò un paio e ve le mostrerò in serie. Anche questa è una delle gite intorno a casa per riprendere un attimo la mano, sia con la camminata sia con la fotografia. Ostia, diciamo che offre un paio di punti interessanti. Questo è un molo che c'è alla mia sinistra, detto anche molo dei pescatori, che è un molo che ho visto che è rotto a metà. L'intenzione era quella di far volare il drone, ma non so se lo farò, intanto perché c'è un po' di vento e poi perché ci sono corvi, gabbiani e altri uccelli che potrebbero percepirlo come una minaccia, e quindi diciamo che potrei anche evitare di usarlo. Vediamo come mi sento più tardi. A dopo. Allora, questa alle mie spalle viene chiamata la cornice del tramonto, penso che sia sponsorizzata da una nota marca di gelati, e comunque quando c'è il sole e il cielo limpido, il tramonto, soprattutto in estate, dovrebbe tramontare all'interno di questa cornice. Una piccola curiosità per chi volesse venire qua in estate. Allora, piccola nota su Ostia. Allora, come detto, non è un comune, è un quartiere di Roma ed è sul mare, questo lo sanno tutti. Per uno come me, che ha vissuto tanti anni a Roma, è incredibile che qui ci sia venuto veramente poco. Ed è la fotografia che mi ha spinto a venire qua, perché in estate venire qua, soprattutto il weekend, è una sfida al traffico e al destino. Però devo dire che è un posto abbastanza piacevole. Hanno da poco fatto questa pista ciclabile qui, quindi si può fruire anche con biciclette o fare una passeggiata lungo tutto il litorale. E ci sono anche delle costruzioni interessanti, tipo vecchie colonie marine, che non so se hanno
un uso differente? Penso di sì, perché per esempio questa colonia marina Vittorio Emanuele III, ci sono le insegne della comunità di Sant'Egidio, quindi sicuramente stanno pensando anche qualcosa di differente per recuperare alcune di queste strutture. C'è la spiaggia, ovviamente. Quindi è un posto che fotograficamente, secondo me, può dare abbastanza anche in inverno. Come avete visto, ho optato per un'attrezzatura leggera, si fa per dire, perché lo zaino sempre, alla fine, quando lo preparo io, pesa sempre l'ira di Dio, anche perché mi porto sempre cose che poi non uso, tipo droni, eccetera, eccetera. Comunque, ci sono delle opportunità fotografiche interessanti, come abbiamo visto prima, al molo, con la statua del Nettuno, e qui c'è un pontile detto dei pescatori, che è lì in mezzo al mare con un'altra statua. Ripeto, sarebbe interessante fare una bella ripresa col drone, ma mi ripropongo di tornarci in inverno, perché adesso ci sono piccioni, ci sono corvi, ci sono gabbiani chiaramente attratti dall'uomo, e infatti molti gli danno da mangiare, quindi il drone può essere percepito come una minaccia e quindi spesso vengono attaccati. Sinceramente non ho voglia di perdere il drone in questo contesto. Tornando all'attrezzatura, come avete visto, oggi è di scena la Fujifilm X-T20, quindi la prima fotocamera che ho preso, con principalmente l'obiettivo lungo, perché le fotografie che voglio fare necessitano appunto di questa lunghezza focale maggiore. Anche il cavalletto è quello piccolino, e qui si vedono tutti i limiti dell'accoppiata macchina piccola, focale lunga e cavalletto minimale o da viaggio. Infatti è molto molto difficile, soprattutto se si zoom tutto quanto l'obiettivo, che mantenere l'obiettivo su ciò che abbiamo inquadrato. Infatti c'è quello che si chiama il creeping, cioè man mano che uno zoom il peso dell'obiettivo più lungo, proprio perché peraltro non è un obiettivo che ha una zoomata interna ma si estende, quindi il baricentro si sposta verso l'avanti, e proprio perché il treppiede è molto leggero e la testa è molto piccola, si abbassa un pochino, e questo mi sta facendo veramente dannare oggi. Però vabbè, soprattutto perché poi, tra l'altro, sulla punta dell'obiettivo ci metto poi i filtri ND, quindi un ulteriore peso. Comunque, siamo qui in zona Molo dei Pescatori e facciamo un'altra foto simile a quell'altra, ma con un soggetto differente. Peraltro qui le onde sono un po' più scenografiche, vediamo cosa viene fuori. Allora, per questa tipologia di foto ho fatto vari tentativi, per il momento senza filtro ND. Ho provato prima con un otturatore mediamente chiuso, quindi F8, e poi l'ho aperto al massimo, che per la lunghezza focale in cui ho scattato, che è circa, penso, sugli 80 mm, è F5. In quest'ultimo caso quello che ho provato a fare è quello di far venire la Madonnina a fuoco e il resto leggermente sfocato, invece nel primo caso con F8 di far venire tutto a fuoco. In entrambi i casi ho usato delle raffiche, le più veloci di cui questa macchina è capace, quindi 14 frame al secondo. Questo perché? Perché ho aspettato il momento in cui le onde si infrangono dietro alla Madonnina, onde di un certo livello, insomma onde un po' più grandi, per poter inquadrare queste onde che si infrangono, quindi questo background di schiuma, per incorniciare appunto la Madonnina stessa. Non so se ci sono riuscito, lo vedrete nelle prossime foto. Spero che vi piacciano. A me, devo dire, mi sto divertendo abbastanza oggi nel fare queste fotografie, e vediamo come sono venute.
Ovviamente in questi casi qui è sempre bene avere un telecomando, in modo tale che quando è il momento di scattare, con il comando remoto non si procurano vibrazioni e variazioni di inquadratura. Non è un grosso problema perché i tempi di scatto comunque con le impostazioni che avevo messo variavano tra i 400 millesimi di secondo e i 1000 millesimi di secondo. Però lo scatto remoto dà la possibilità di non cambiare l'inquadratura. Io chiaramente oggi l'ho lasciato a casa e quindi niente, ho fatto quel metodo brutale di schiacciare direttamente sulla fotocamera quando è il momento più opportuno. Allora, quello che stiamo facendo qui è intanto abbassarmi un po' per dare una nuova prospettiva all'immagine e dopodiché ho preso come primo piano questo sasso e questo pezzo di legno e poi sullo sfondo la Madonnina e sul pontile. Non so se ha un senso questa foto, ma la vedrò in post-produzione e se ha una qualche attrattiva la pubblicherò. Adesso invece zoomerò per riprendere il più da vicino possibile la figura della Madonnina. In tutta questa serie di foto ho usato il filtro ND. Contrariamente a prima, dove mi sono soffermato molto sul 16 stop, adesso ho rimesso il 10 stop perché per me è un po' più versatile e con un ISO 200 e un'apertura di f11 mi dà circa tra i 4 e i 5 secondi di tempo di scatto, che secondo me vanno bene, non rendono la foto troppo lattiginosa e però danno l'effetto comunque molto piacevole di spianamento dell'acqua del mare. Allora, l'ultima fotografia che sto provando a fare è intanto mettendo un obiettivo più corto, il 16-50, e facendo delle lunghe esposizioni con il filtro ND da 10 stop, in modo tale da riprendere l'acqua che recede verso il mare, quindi crea queste strisce di spuma, con anche un effetto, diciamo, di mare liscio, prendendo in primo piano questo paletto con questa roccia e in secondo piano il molo con la statua. Allora, la difficoltà di questo tipo di fotografia è che, non avendo il telecomando, bisogna intanto usare un timer, in questo caso da 2 secondi, perché l'obiettivo è più corto e quindi quando si ha un obiettivo più lungo si usa un timer da 10 secondi. Con l'obiettivo più corto si usa uno, è sufficiente uno da 2 secondi, quindi però è chiaro che il timer fa sì che la foto scatti con 2 secondi di ritardo, quindi bisogna calcolare in pratica il momento di scatto mentre l'acqua recede verso il mare. Quindi
In questo caso io premo il pulsante di scatto, il pulsante di scatto quando l'acqua è al suo culmine, in modo tale che passano 2 secondi, l'acqua si stabilizza e quando comincia a recedere si apre l'otturatore, il tempo di scatto è di circa 2 secondi e quindi può formare questo effetto se siamo stati bravi a calcolare bene i tempi. È chiaro che è cruciale in questo tipo di fotografia, oltre all'inquadratura, oltre all'obiettivo giusto, anche il comando remoto, secondo me. Quindi non so perché non l'ho portato, pensavo di averlo, ma ho fatto casino con i vari contenitori che mi sono portato. Capita sempre di scordarsi qualcosa di importante. In questo contesto, quello che mi terrorizza di più, infatti non è che sono sempre andato al mare volentieri a fare fotografie, comunque quello che mi terrorizza di più è la sabbia. La sabbia, infatti, secondo me è il nemico peggiore del fotografo, ma soprattutto dell'attrezzatura fotografica. In particolare degli obiettivi, perché soprattutto quelli che si estendono, se ci dovesse andare un granello di sabbia, diciamo così, sul corpo dell'obiettivo, zoomando avanti e zoomando indietro, questi granelli andrebbero dentro e quindi farebbero dei danni. Quindi obiettivi, macchina fotografica, che chiaramente qualora dovesse penetrare questa sabbia comunque causerebbe dei problemi, e anche il treppiede, perché la sabbia si potrebbe infilare tra le varie sezioni del treppiede, più tutto il resto. Quindi bisognerebbe evitare intanto di poggiare lo zaino per terra, perché in questo modo lo zaino raccoglie la sabbia e poi questa sabbia si diffonde all'interno e quindi va anche sull'attrezzatura. Quindi io l'ho fatto prima perché sono pigro, ma ci sono determinati zaini che hanno una fascia lombare e quindi si possono capovolgere e quindi rimanere in senso, diciamo così, orizzontale sulla pancia del fotografo, in modo tale da non essere poggiati per terra. E poi bisogna sempre stare molto attenti, possibilmente tenere il vano della macchina fotografica sempre al riparo dalla sabbia e poi pulire bene l'attrezzatura una volta che si torna a casa, in modo tale da togliere tutta la sabbia che sicuramente rimarrà attaccata sulle gambe del treppiede o nei vari vani dello zaino, tipo dove si mette il treppiede stesso. E poi un altro nemico è la salsedine. E lì bisognerebbe pulirla con dei pannetti, magari imbevuti di quelle sostanze tipo alcol, così, però sinceramente fino a un certo punto va bene prendersi cura dell'attrezzatura, ma è l'attrezzatura che deve servire noi e non noi che dobbiamo servire l'attrezzatura. Comunque, alcune considerazioni sulla fotografia marina per ciò che riguarda la cura dell'attrezzatura. Allora, l'ultima foto di oggi è una foto, è un tentativo, diciamo una foto sociologica, vabbè, se la vogliamo definire così. Ho montato l'obiettivo più corto, il filtro ND da 16, e ho inquadrato il pontile con anche queste persone qui in primo piano e ho fatto una lunghissima esposizione di 30 secondi. Sicuramente ci saranno delle cose, diciamo, che rimarranno ferme, che sono le cose inanimate, e poi invece le persone creeranno questo movimento. Vediamo se 30 secondi sono sufficienti oppure troppi,
può darsi che siano troppi, che vengano delle macchie indefinite, faccio una prova anche con il 10 stop e poi abbiamo finito le foto di oggi. Dopo questa botta di ecologia, questo video finisce qui. Spero che vi sia interessato. È un altro posto veramente a due passi da Roma. Chiaramente la giornata non era delle più invitanti, essendo domenica, c'è veramente tanta gente, però il tempo ha fatto sì che non ci fosse troppa gente per fare quelle foto che ho fatto. Per cui spero appunto che il video vi abbia interessato, che le foto vi siano piaciute. Se così è, se mettete un mi piace mi fate sicuramente piacere. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Buona giornata.